Una volta ci si accordava l'orecchio, adesso c'è una bella applicazione che si mette sul primo e quindi uno vede e sente. I miei strumenti sono ancora i tuoi, speriamo perché se non prende però non si può. Ma io di solito faccio sempre un cervello perché è bravo e perché ci sono parecchi brani che li ha scritti proprio il maestro d'arte di Sardegna. Allora facciamo un po' un salto in apparenza del passato, cioè con delle sonorità antiche, forse anche sentirete non solamente antiche, ma da qualche brano che si chiama qualche musica celebrificata, perché tutte le sonorità tante di là, poi in effetti sono i brani che abbiamo. Che ho fatto io, quindi, però sono ispirato. E dico a tutti, partiamo con una musica, quindi con questo sapore artistico, proprio perché anche per questi testi anche il nuovo uomo. Bene, allora, sì. Tu di no. Thank you.
è quindi una musica antica però simulata, cioè non genuina però. E allora magari prima di andare avanti ti faccio ascoltare qualcosa che c'è. Ecco. Qualcosa di veramente antico, cioè questo è non è costruito nei tempi di oggi. Questi qui sono due piccoli brani per Iudo e Nascita. E hanno questo titolo molto bello, facendo riferimenti e anche la loro testa. Questi qui sono varie bellezze e bionde trecce. Quindi hanno già qualche cosa molto legata al mondo poeta. E in questa maniera facciamo un po' un confronto tra ciò che è vero e ciò che è falso, però non è che sia falso, è che il maestro sono è giovane. Allora, due danze. Thank you.
diversi compositori hanno composto delle bellissime melodie ispirandosi a un'idea del passato. E questo è il caso di Ribachianas Brasileiras, che è composto da Villa Lobos, e sono dedicate proprio a questa idea della musica di Bach. Poi è chiaro che tutto è così filtrato nella cultura, nel mondo natale di Villa Lobos, cioè nel Brasile, per cui molto probabilmente qualcuno si chiederà se dice, ma che cosa c'è di Bach? Però diciamo l'ispirazione è, secondo l'autore, comunque proprio a questa musica bacchiana. E quindi ha voluto dedicare una serie di queste composizioni. La numero 5 è una, credo, è una delle più belle, e che si presta tra l'altro. Che nasce per soprano. Il fratello è accompagnato da 8 violoncelli. 8 violoncelli. Quindi una cosa molto bella. Quindi, normalmente uno va per dire, mi farò un 4 per accompagnarti, quindi devo farmi un 8. Con la chitarra classica, ma addirittura anche con un altro tipo di chitarra,
e possibilmente anche simpatico. Quindi ho cercato delle sonorità un pochino dubbi e è venuto fuori questo brano che è intitolato Robert's Team, che in italiano ci sarà pochissimo, è vero, tanto però fa quasi di notte in italiano. E poi comunque che cosa? Ok, la versa. Mantenendo questa amicizia, perché le amicizie sono un regalo, fare qualcosa di molto prezioso, bisogna metterle veramente in primo piano. Adesso noi eseguiremo un brano di Zola che si chiama Plinio.
qualcuno magari poteva dire che cosa c'è di Bach in questo tipo di musica, molto probabilmente lo dirà in questa composizione, che vuole essere un omaggio a Villa Lobos. E quindi penso sempre, adesso che sentirete, io ci vedo le sonorità di Villa Lobos, ma comunque magari dirà a me, c'è tutto che cosa si vuole dire. Infatti questo poi sarebbe interessante, poi fare anche un piccolo dibattito sull'ultimo momento per sapere il nostro punto su questi riferimenti. Magari dopo il film. Dopo il film. Così allora è sì, è un genuino. Anche favore. Ok, quindi questa composizione è Fantasia di notte. E il maestro Tanto questo qua. L'ho pensata quasi con queste sonorità brasiliane. Magari solamente. Io so, vediamo. Sì, però ci vuoi mettere, non lo dici.
tutti gli italiani. Non te lo fanno complicare. No, ma infatti. Come la maggiore dice, ho scritto in Zoom. No, ma poi... Guardi, abbiamo già dato e via. E allora, il passo. È vero questa cosa? No, però... Però il titolo però, insomma, più è sta... come la cornice di qua. Eh sì. Per cui poi diventa alle volte più difficile trovare il titolo che scrivere un pezzo. No? Anche perché poi le persone capita veramente che prima sentono e poi dicono che cos'è, no? E quindi uno già è condizionato dal titolo. Uno magari vede uno spazio e dice un titolo bellissimo. Questo lo voglio leggere, no? Se invece il titolo è banale, uno dice che cos'è questo, ma se lo mettere già da parte. Poi dopo magari lo posso, il titolo è bellissimo, non dire banale, però. Però intanto uno. No, quindi riduciamo bene questo titolo. Thank you.
tempo mi suonerò un mio pezzo. E che? Ce l'ho. Però lo provare, perché ancora non lo fai. Intanto di titolo. Ah, sì. Allora, siccome è un brano che ogni volta mi cambia un titolo, a sorta l'ho stampato, l'ho chiamato Marzias. Marzias. Perché è una Marzia. Sì. Sì, la chiamato Trinsky, Bruschi. Ah, bello. Sì, poi alla fine Marzias. Ho detto, ma forse mi ricorda un po' la musica mitologica, e quindi così ho pensato un po' a Giovanni, a quelle figure mitologiche, e quindi anche a Marzias. E ritratto da Frisbee? No, Frisbee non c'entra niente. Però effettivamente si può implementare. Ok, prendo la marmitta. Thank you.
pubblichiamo con un brano composto da un nostro amico, un maestro, che la nostra presidente conosce. Si chiama Roberto Fabri. E questo brano intitolato Inside Me. Perché lui usava le parole inglesi per classico, ma spazia e potrebbe essere utilizzato che è un termine italiano
l'orchestra, e un brano per Fabio Mosca, che si chiama, però come dice il maestro Dante, che la pronuncia migliore. Io sono mentre in italiano. Questo è in italiano? No. Comunque, si dovrebbe pronunciare Paciocca, ma... Noi poi siamo due brasiliani, sì, noi abitualmente. E quindi tra parentesi ciolo, appunto, che cosa è quel ciolo, questi sciolini che è un po', ricorda un po' il tipo, però quindi, aspetta, fanno questo.